Buon martedì, io sono Irene e sono presidente del Genestore Sportivo. Benvenuti a questa nuova lezione di Atletica Leggera Tom per il progetto We Like Volvera. Continuate a seguirci sempre e comunque, che ci sono tantissime cose da imparare in questi giorni. Dunque, oggi vedremo come lavorare con i piedi, faremo degli esercizi per allungare le dita dei piedi e imparare a usare molto bene i piedi. Gli attrezzi che ci servono sono un tappetino o un tappeto normale, una pallina da tennis e o uno straccio oppure uno scotex, un fazzoletto, un qualcosa che ci può servire, che non serve, che possiamo mettere a terra e con il quale possiamo poi giocare, va bene? Ok, allora, come sempre si parte riscaldandoci, correremo sul posto, oppure se volete correre per casa siete liberi di farlo, su e giù per le scale quanto volete. Vi ricordo sempre che per correre anche sul posto bisogna lavorare di avampiede, quindi usare la parte davanti del piede. Muovere bene le braccia e portare il nostro cuoricino a battere più velocemente. Va bene? Ci siamo? Partiamo! Via! Sulle ginocchia e muoviamo bene le braccia. Muoviamo bene le gambe, dobbiamo tenere il mento alto e guardare sempre davanti, mai per terra, perché se guardiamo per terra poi la testa va giù, guarda per terra, si chiudono le spalle e non riusciamo a respirare bene. Invece noi dobbiamo ben guardare avanti la nostra bella direzione. Ok? Respiriamo sempre tranquilli, inspiriamo dal naso ed espiriamo dalla bocca. Bene. Ok, visto che stiamo correndo, proviamo a fare anche lo skip mentre ci riscaldiamo, ossia la corsa con le ginocchia alte, portando il tallone sotto il ginocchio. Ok? Via, su, bene le ginocchia, belle alte. Siamo belli composti. E non poggiamo mai il tallone a terra. E ci rilassiamo. Continuiamo a correre sul posto. E passiamo alla calciata sotto. Quindi portando sempre in avanti il ginocchio, il tallone va verso il sedere, ok? Su, hop, hop, hop. Andiamo sempre le braccia, eh? Gomiti piegati, mani a paletta. E rallentiamo. Continuiamo a correre. Facciamo il pinocchietto, sì, a gambe distese avanti, come se volessimo tirare un calcione a qualcuno davanti a noi. Bene, non divaricate le punte, non è questo, è questo qui, punta rivolta bene avanti. E continuiamo a correre. Ci fermiamo, apri e chiude le gambe, hop, hop, hop. Benissimo. E rallento, ok. Solito esercizio.
braccio posto avanti, con un saltello inverto braccio e gambe. Ora io la gamba destra avanti e il braccio sinistro. Hop! E cambiamo. Ora controllate bene. Ho davanti una gamba e il braccio opposto. Ci siamo? State mantenendo il braccio opposto avanti alla gamba? Facciamo dei bei respiri profondi, eh? Più aria possibile dentro i polmoni. Stiamo recuperando il fiato, eh? Siamo rilassati adesso? Abbiamo recuperato dal riscaldamento? Benissimo. Rivarichiamo come sempre le gambe. Lentamente andiamo giù. Giù anche con la testa. Rilassiamo la testa e le braccia. L'obiettivo non è toccare il pavimento. Lo ricordo sempre, l'importante è sentire tirare e allungare i muscoli che abbiamo dietro le ginocchia. Stesso movimento andando a prendere la caviglia destra. Non piego nessuno delle due ginocchia. Ok? Sempre gambe tese. E passiamo a sinistra. Allunghiamo bene. Controllo sempre che le ginocchia siano dritte. Da qui torno in centro e chiudo i piedi e rilasso. Ok, incrocio le gambe, quindi in questo caso io ho messo la gamba sinistra incrociata sulla gamba destra e scendo giù. Torno a piedi uniti, piego le ginocchia.
tutto fuori. Molto bene. Allora, per chi si è collegato adesso, stiamo facendo atletica leggera. Per fare atletica leggera è importante avere delle caviglie che siano belle morbide. Quindi oggi andremo a fare dei lavori per rinforzare le caviglie. Naturalmente, i giochi che facciamo oggi, gli esercizi che facciamo oggi, potete farlo anche voi adulti. Quindi, quello che necessita sono una pallina da tennis e uno straccio o uno scotex, decidete voi, e poi un tappeto tranquillissimo, ok? Quindi parliamo di caviglie, mani sui fianchi, puntiamo il piede, la punta del piede all'altezza del tallone del piede rimasto a terra, e cominciamo a fare delle circonduzioni con delle caviglie. Giriamo, facciamo ruotare bene il tallone da un lato e adesso invertiamo dall'altro lato. Dobbiamo rilassare bene tutte le nostre caviglie e cambiamo gamba. Punto e incomincio a ruotare il tallone. Da un lato e nell'altro verso. Dobbiamo disegnare con il nostro tallone dei bei cerchi, ok? Benissimo, ok. Ora portiamo il piede avanti e lo mettiamo di taglio in modo che andiamo ad allungare il muscoletto della gamba laterale, ok? Puntiamo, dobbiamo avere la nostra pianta del piede che è rivolto verso il muro. Lo facciamo dall'altro lato, un po' scomoda come posizione, però allunghiamo anche dall'altra parte. E riprendiamo, cambiamo piede. Quindi mettiamo di nuovo l'altro piede davanti di taglio, con la pianta che guarda un muro. Lo teniamo lì. Qualche secondo. E dall'altra parte. Posizione scomoda, di taglio. E allunghiamo bene. Perfetto. Ok, ci siamo? Ora proviamo a fare un esercizio come se volessimo fare una camminata sul posto. Quindi un piede alla punta a terra, il tallone in alto, in questo caso il destro, l'altro piede a terra. I piedi erano vicini, non vicinissimi, leggermente divaricati, pronto una punta a terra sul tallone. E facendo un hop, cambio, vado sulla punta dell'altro piede, hop, ritorno sulla punta destra, hop, sinistro, destro, sinistro, destro. Lo faccio via via sempre più veloce, come se dovessi camminare, hop, 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 destro, sinistro, stiamo, su. Su un tallone, prima uno e poi l'altro. Siamo? Ok. Ora, se voglio, mi attacco a un muro
e vado sulle punte dei piedi, tutte e due. Tengo come se avessi tacchi a spillo, eh? Sollevo il tallone e allungo tutti i polpacci dietro. E adesso scendo e vado solo sui talloni. E sollevo le punte dei piedi. Ritorno sulle punte. E ritorno solo sui talloni, alzando le punte. Su in le punte. Sui talloni. Ok? Di nuovo tutto sulle punte. Tutto sui talloni. Benissimo. Ora facciamo una camminata alzando bene le braccia verso il cielo, verso il soffitto, sguardo avanti, mento in alto e camminiamo solo sulle punte dei piedi, tenendo su le braccia. Ok, giù le braccia, rilasso un po', riporto su le braccia, sullo sguardo, sul mento, solo sui talloni e vado a camminare solo sui talloni. Cercate di non portare avanti la schiena, eh? Sulla schiena, braccia rivolte verso l'alto e camminiamo allungando bene la schiena, ok? Siamo? Benissimo. Ora andiamo a camminare rullando il piede. Lo ricordate? Cammino appoggiando il tallone, scendo sulla pianta e spingo sulla punta. Vado a camminare sentendomi quasi una barchetta in mezzo al mare, perché vado, appoggio il tallone, spingo sulla punta, su. Su, 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 spingo fino alla punta del piede e io vado su e giù con tutto il corpo, non solo con le spalle non fanno questo movimento, eh? Le spalle sono rilassate, sono solo i piedi che lavorano. Va bene? Benissimo. Ora andiamo a lavorare lateralmente. E come andiamo a lavorare lateralmente? Andiamo a sollevarci sui talloni, anzi, lasciamo i talloni a terra, solleviamo le punte dei piedi, le facciamo roteare da un lato, poggiamo le punte dei piedi, ci solleviamo sulle punte dei piedi. Ruotiamo il corpo e scendiamo sui talloni e andiamo a alzarci, abbassarci, su e giù, su e giù. Lo rifaccio lentamente. Punte e talloni, devo andare di là, quindi sollevo le punte, magari piego, mi aiuto piegando un po' le ginocchia, eh? Punte verso la mia direzione di marcia. Mi sollevo sulle punte, ruoto il mio corpo e appoggio i talloni. Appoggio i talloni, sollevo le punte, le faccio girare sempre nella mia direzione. Mi sollevo sulle punte, roteo, talloni, punta dei piedi, su, scendo, talloni, punte. È un gioco per lavorare come il twist. Twist si ballava una volta e si ballava col twist ed era un lavoro tutto su punta e piede, punta e tallone. È quello che andiamo a fare. Quindi, talloni, punte, tallone, punte, tallone, punte, tallone. Andiamo a farlo di là, eh? Punte, talloni, punte, talloni, punte, talloni e continuiamo a lavorare. Ci siamo? Siete riusciti? Sembra facile, eh?
aiutatemi con le braccia, come se col bacino, vi aiutano tantissimo a traslare il vostro corpo lateralmente. Punto le punte sui talloni, sollevo le punte, sollevo i talloni, sollevo le punte, sollevo i talloni, sollevo le punte e i talloni. Siamo? Vado di là di nuovo. Talloni, punte, talloni, punte, talloni, punte, talloni, punte, talloni. Siamo? Benissimo. Ora, quelli che riescono, proviamo a partire con i piedi a papera. Quindi le nostre punte dei piedi sono rivolte verso... delle righe per punte pronte a incontrarsi, come piegando le ginocchia con i piedi a papera, ok? Devo andare, quindi devo far girare i miei piedi in una combinazione per farmi spostare verso sinistra. E come faccio? Attenzione, ci vuole un attimo di concentrazione. Giovedì abbiamo fatto la corsa incrociata, oggi facciamo un esercizio ancora più difficile. Punta dei piedi a papera, sollevo la punta del piede sinistro, punta verso l'alto, sollevo il tallone destro e li ruoto verso sinistra. Quindi adesso mi ritrovo con i piedi in fuori. Ci siamo? Ritorno nei conti? Bene, devo andare sempre a sinistra, quindi adesso sollevo il tallone sinistro e la punta del piede destro e li faccio ruotare e mi ritrovo con i piedi incrociati. Siamo? Di nuovo come prima, sollevo la punta sinistra e il tallone destro, ruoto i piedi e mi ritrovo piedi a papera. Alzo il tallone sinistro, punta sinistra, ruoto, hop, punta indietro, tallone sinistro, punta destra, ruoto i piedi. Vedete che mi sto muovendo piccoli passi? Adesso ancora un passo, sollevo il tallone sinistro e la punta destra, hop, e vado a lavorare con i piedi. Siete riusciti a tenere un pochettino il ritmo? Perché poi facendo tanto esercizio lo faremo sempre più veloce, ok? Non oggi, perché oggi adesso vi faccio rilassare un pochettino la testa, però sappiate che esiste una combinazione di movimenti che vi permette di muovervi lateralmente da un lato e dall'altro. E questo sarà poi il nostro esercizio finale che faremo anche un pochino più avanti, ok? Sembra difficile, ma poi una volta che avete capito il meccanismo, sarete bravissimi a farlo e sarete molto più veloci di me a farlo, ok? Bene. Ora prendiamo il nostro bel tappeto. Voi potete prendere anche un tappeto di casa tranquillamente. Ci togliamo le scarpe. Quindi, per farvi lavorare ancora un po' di propriocettiva, quindi di caviglia, facciamo, ce le togliamo da in piedi. Ci siamo? Quindi, tenendo l'equilibrio, sollevo il ginocchio, mi slaccio la scarpa, perché come sapete si slacciano sempre le scarpe, e la vado a togliere. Ci siamo? Via una scarpa, avanti, via l'altra, sollevo il ginocchio, slaccio la sfilo e vado a appoggiare tranquillamente a terra. Bene? Siete su un tappeto? Oh, magari qualcuno di voi pratica già con le calze, va benissimo. Meno usiamo le scarpe, meno usiamo le ciabatte in casa, meglio è. Dunque,
andiamo a fare l'esercizio che abbiamo fatto prima appoggiati al muro di rullata da fermi, quindi spingo su i talloni, vado sulle punte dei piedi e rialzo la punta. Vado sulle punte e alzo i talloni, scendo sui talloni e alzo le punte e continuo. 1, 2. Facciamo quegli esercizi che dovremmo fare tutti i giorni, ma che non facciamo mai. Ok? Ah, bene. Prendo la mia bella pallina. Siamo? La appoggio a terra. Avete visto come mi sono chinata? Non ho tenuto il sedere alto, eh? Non ho usato la schiena, ho usato le gambe, mi sono piegata sulle gambe e poi mi sono sollevata sollevando le gambe, così non vado a farmi male alla schiena. Ci siamo? Prendo la mia bella pallina e la metto sotto la pianta del piede. La metto, faccio che mettere la pallina sopra il tappetino e vado a massaggiarmi il piede. Ah, portando avanti e indietro il piede, la pallina va a massaggiarmi tutta la pianta del piede. Oh, non sentite un po' di sollievo? Ah, oh, che bello! Soprattutto mamma e papà quando magari tornano a casa dal lavoro che hanno i piedi stanchi perché magari hanno usato tanto le scarpe col tacco. Oppure sono andate a correre, sono andate a ballare. E cambio piede. Quindi poggio il piede sopra la pallina, la faccio andare avanti, indietro il mio piede, sopra la pallina, così la pallina massaggia dal tallone fino a sotto le dita del piede. Ok, cambio di nuovo piede e vado dal lato e dall'altro e faccio dei piccoli cerchi con la pallina. Quindi roteo la piede sopra la pallina rotea davanti a me. Io riesco a massaggiarmi tutta la pianta del piede. Prima l'abbiamo fatto avanti e indietro, adesso lo facciamo con dei bei cerchi. Ricordatevi le dita dei piedi, sono importanti. Ok, benissimo. Ora ci sediamo a terra, ci togliamo le nostre belle calzine, lasciamo liberi i piedini, poggiamo le mani dietro e portiamo le punte verso
tutte in avanti, le tiriamo tutte in avanti, eh? E adesso le portiamo tutte e due con le punte verso di noi. E di nuovo tutte avanti. Verso di noi, ok? Benissimo. Ora le alterniamo, quindi punta avanti quella destra, punta verso di noi la punta del piede sinistro. E adesso alterno, quindi tiro giù la punta del piede sinistro e richiamo verso di me la punta del piede destro. E ricambio verso di me il piede sinistro. E allungo il piede destro e cambio ancora giù la punta del piede sinistro su quella destra e continuo ancora. Cambio. Ok, adesso facciamo dei bei cerchi con i nostri piedini. Sono rilassati e facciamo fare dei bei cerchi. Uno da una parte e uno dall'altro. E poi li cambiamo verso. Se prima andavano da verso di noi verso giù, adesso li invertiamo dall'altra parte. Ok. Benissimo, avvicino la pianta del piede, sfarfalliamo, tiriamo giù le ginocchia. Sempre tenendo la schiena dritta. Qui ci mettiamo in quadrupedia, portando da un lato le ginocchia, usando le braccia, mi sollevo. Ci siamo? Allunghiamo le punte dei piedi verso giù e andiamo con il nostro sedere sui nostri, a sederci sui nostri talloni. Ok? E rimaniamo in posizione. Se sentiamo dolore, spostiamo il peso un pochino in avanti, magari aiutandoci con le braccia che puntano sulle nostre gambe e sollevando un po' il sedere. Se non proviamo dolore, ci possiamo sedere tranquillamente sui talloni. Ok, ci solleviamo, cambiamo posizione delle punte dei piedi. Punto le punte dei piedi e riscendo di nuovo. Quindi sono bella rilassata sulle mie punte dei piedi. Rilassata, magari qualcuno non si troverà tanto comodo in questa posizione. Come prima, sollevo il busto e sollevo un po' il sedere. Cambiamo, allungo di nuovo le punte, riscendo di nuovo giù. Punto le punte dei piedi e riscendo. Punto i piedi, le punte dei piedi a terra,
in questa posizione qua, userò i gomiti per spingere contro le ginocchia e vado ad allungare. Ok, chiudo le ginocchia, mani sulle ginocchia, sguardo avanti e mi sollevo su in piedi. Siamo? Bene. Ora lavoriamo solo sulle dita dei piedi. Quindi ora tutte le dita dei piedi sono a contatto del pavimento, eccetto l'alluce che rimane su. Riuscite a farlo? Quindi sono in questa posizione con l'alluce verso l'alto e le altre dita verso il basso. E faccio cambio. Alluce giù, dita verso l'alto. Ci riuscite, bimbi? Di nuovo giù le altre dita, tutte e quattro le altre dita, il piede stengo sollevato la luce. E cambio, giù la luce e tiro sulle altre dita. Sentite lavorare i vostri piedini, tutta la gamba, lo so, li sento. Cambiamo piede. Quindi giù le dita dei piedi e sollevo la luce. Ok? Tengo giù le dita e stendo sulla luce. E cambiamo giù la luce e sulle dita. Giù le dita e sulla luce. Cambio giù la luce sulle dita. Prendiamo il nostro straccio o uno scotex, quello che volete, lo appoggiamo a terra. Quello che adesso dobbiamo fare con il nostro piede è andare a prendere lo straccio, sollevarlo e raprenderlo con l'altra mano. Poi rimetto a terra lo straccio, cambio piede, con le dita dei piedi devo prendere la maglietta o lo straccio o quello che è, o lo scotex, prendo e cerco di sollevarlo, facendo ben presa con le dita del piede. Siamo? Di nuovo. Prendo e tiro su. E dall'altra parte. Io ho scoperto di avere il piede destro più prensile del sinistro. E voi qual è il piede che lavora meglio? Qual è riuscito a prendere la maglietta? Bene. Ok. Ora ci appoggiamo contro un muro e spingiamo contro il muro, tenendo il tallone del piede dietro a terra e sollevato e piegato la gamba davanti, ok? E spingiamo contro il muro. E facciamo cambio. Altra gamba dietro, appoggio il tallone, l'altra gamba avanti, sollevando il tallone e spingendo. Portiamo indietro i talloni e spingiamo con tutti e due i piedi contro il muro. I talloni sono entrambi a terra, eh?
bastone con una pallina e con uno straccio riusciamo a far lavorare bene i nostri piedi? Mi raccomando, bimbi, se vi sono piaciuti questi video, fateli vedere anche a papà e alla mamma, alla nonna e al nonno, perché sono esercizi che possono fare anche loro e possono fare tranquillamente anche gli adulti. Anzi, è molto meglio, perché solitamente gli adulti, molte persone rimangono in piedi per molto tempo e affaticano le gambe. Invece, lavorando così, riusciamo a rinforzare anche le caviglie e poi, se vogliamo magari uscire, può capitare qualche volta di prendere una storta, ma avendo le caviglie più forti, riusciamo a non farci tanto male. Ci siamo? Benissimo. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Ci vediamo giovedì con un'altra lezione di atletica leggera a casa, sempre alle ore 16. Continuate a seguire i prossimi video perché dopo di noi ci sono tantissime altre attività fino a sera. La prossima lezione è alle 5 e ci sarà l'associazione mia. Vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo giovedì. Ciao!